Ciao bestione, wow, è tantissimo che non faccio un unboxing, anche se in realtà non so effettivamente voi quando vedrete questo video. Allora, mi è arrivato un pacco quest'oggi, in realtà non era previsto perché l'ho ordinato tipo una settimana fa. Quando è arrivato il postino a consegnare, sinceramente pensavo fosse un'altra cosa non mia. Poi però ho letto la provenienza, ho letto che c'era scritto sopra il mio nome, infatti avevo già iniziato ad aprirlo, ho detto no, aspetto e lo apro. Se sentite casino è perché la mia progenie sta trasportando il tavolino con tutte le sedie in giro per casa, molto bene. Questa è una cosa tua, Morgan. Vediamo, non vedo l'ora di aprirlo. Come si apre? Dov'è? Beh, manca un pezzo. Ehi. Allora, vabbè, è uno zainettino a forma di abetta. Sto cercando. Dov'è? No! Ci sono rimasta malissimo. Ma male, 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 male. Praticamente questo doveva essere. Io li chiamo guinzagli, ma è bruttissimo chiamarlo guinzaglio per bambini. Praticamente doveva essere uno zainetto di quelli che hanno il gancino da tenere qua. Con il guinzaglio, signori miei, che vi devo dire? Per evitare che il bambino scappa in mezzo alla strada. Ma manca la parte fondamentale, cioè, per amor di Dio, eh. Bello, bello, ma io l'ho preso apposta per quello. No, l'ho preso su Wish comunque, giusto perché voi lo sappiate. Dai, ma che tristezza. Vabbè, morbidissimo, non puzza. Morghi sicuramente sarà molto contento. Ma io ci sono rimasta davvero male. Dai. Ero tutta contenta. A parte che qui avrebbe dovuto avere il gancino per bloccare, perché sennò il bambino si sfila e allora tanto vale. Ma che amarezza. Io l'ho acquistato perché da piccola ero una bimba, diciamo, molto agitata, e quando avevo tipo 2 anni ero al mare con i miei, una mano a mia mamma, una mano a mio papà. Tempo record, 2 millesimi di secondo, io ero con la faccia sotto una macchina in movimento. E quindi, per evitare questi traumi incredibili a me e a mio figlio, ho detto: no, parto preparata. E invece, vabbè, troverò un modo, però cacchio, non ha neanche il gancino qua. Che tristezza. Ma perché è carinissimo, tra l'altro, dai, guardate che bella sta aperta. È anche morbida, non puzza di decomposizione, il che è una follia, voglio dirvi. Ma è totalmente inutile così, cioè lo zainetto ce l'aveva già. Vabbè, io la petta e l'ennesimo acquisto fatto così. Morgan, che fatica stai facendo? Raccontami un po'. Stamattina sono caduta dal lavoro, allora vi mostro.
Ah, non si alza, perché non ti alzi, non fai casini. Non si alza perché ho un cavalletto nuovo e ovviamente abbiamo una tenda là dietro, vedete dei piedini e qua casino, biscotti, cose. Questo è il tavolino che stava trasportando. Qua ci sono i suoi giochi. Non ce la posso fare. E niente, vabbè. Ci sono rimasta veramente, veramente male. Tristezza. Vedrò di modificare in qualche maniera. E niente, torno a giocare con Morghino. Ciao. Oh, di ciao, amore. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.